Siamo alle Grazie con il Ravicano, che è l'imbarcazione 550 Stazione Internazionale del Museo della Barca Lariana, che si trova a Pianello dell'Aio, poco sopra Menaggio. Siamo tre ragazze, io sono Arancia, loro due sono Gaia e Maddalena, e faremo tutta la stagione di regate con questo equipaggio femminile. E regateremo all'Enoshima Trophy, che è una regata a Venezia l'ultimo weekend di giugno, dal 29-30. Con le regole delle Olimpiadi di allora, infatti la nostra barca è del 67 e compete con i 5.5 classici. E la barca è stata disegnata da Olson e costruita dal cantiere Salata. Dopo Venezia parteciperemo al Mondiale a Benodè in Bretagna, che sono 10 giorni di regate, perché ci sarà prima una regata di avvicinamento chiamata Royal Cag, che è una regata molto antica, e dopodiché comincerà il Mondiale. Dopo Benodè andremo a Viareggio il 15-16 ottobre e parteciperemo anche a settembre al Trofeo Cervelloni di Bellagio, organizzato dal Grand Hotel di Bellagio. È un progetto sicuramente molto bello perché ci dobbiamo occupare di tutto, dalla logistica all'ottimizzazione della barca, le vele, la gestione delle vele, degli allenamenti, e ai lavori in barca anche. Abbiamo trapanato il legno per la prima volta, dobbiamo partecipare alle regate. E quindi è sicuramente un progetto che ci sta facendo crescere tanto e siamo veramente contenti di poter portare anche il nome del museo in giro per questi campi di regata. E il progetto nasce da una collaborazione del museo con Finamber, che è la società per cui lavoro. E Finamber organizza progetti, si occupa di consulenza nel mondo della vela da regata, e quindi sostanzialmente era quello che mancava un po' al museo per gestire la barca.